Allora, continuiamo il discorso. Abbiamo visto velocemente la volta scorsa come si è formato un comune, no? Perché si è formato il comune nel centro-nord. La domanda è successiva. Perché il comune non riesce ad attecchire al sud? Il comune, difatti, al sud non nascerà. Perché, ragazzi e ragazze? Le città si scontrano con dei poteri regi, principeschi, signorili, che sono molto più forti rispetto a quelli che c'erano nel nord. Soprattutto al sud abbiamo prima i bizantini e poi i normanni, che non sono assolutamente disposti a concedere autonomie alle città. La città, se vi ricordate, al nord, soprattutto dalla Toscana in su, si era affrancata, no? Dai poteri regi, principeschi, dei signori, aveva raggiunto la piena autonomia e aveva inglobato anche il contado, quindi una porzione di territorio che stava al di fuori della città, no? La zona rurale. Chi era sempre anche al sud un elemento importante, il vescovo. Quindi così come lo era per il nord, lo era anche per il sud. Il vescovo spesso e volentieri faceva da capofila, da apripista, da anello di congiunzione quando bisognava portare al signore, al re di turno, al principe delle richieste da parte della città. L'organizzazione cittadina al sud era molto simile, se non di fatti uguale, a quella che c'era nelle città del nord. C'erano le assemblee, no? Le assemblee cittadine, in cui si votavano i rappresentanti, in cui si prendevano delle decisioni di interesse e comune, e nelle assemblee sostanzialmente c'erano due gruppi. I cittadini saggi e gli uomini da bene, che erano espressione della parte più importante della città. Notai, avvocati, imprenditori, ok? Gente, i cittadini da bene e i cittadini saggi. Nelle Questo è nell'assemblea. assemblee cittadine del sud. Quindi questi cittadini da bene. Questi cittadini saggi erano notai, professionisti in generale. Quando ci fu, ragazzi, il passaggio da, poi vedremo, dai bizantini ai normanni, purtroppo la musica non cambiò. Non neanche i normanni, così come i bizantini, non erano disposti a cedere autonomia alle città. Ecco il motivo per cui al sud non nasce il comune come nel nord. Cosa c'era di un'assemblea? C'erano le assemblee della città, ma il comune non riesce ad affrancarsi, a emanciparsi dal potere del re, dal potere del principe, dal potere del signore. Perché il potere, c'era il funzionario bizantino, c'era il funzionario dei normanni, ok, doveva amministrare tutto lui, le tasse, la giustizia, i territori, tramite l'esercito. Il comune non aveva di fatti autonomia. E stessa cosa. Sia nel nord Europa il comune non riesce ad avere quella indipendenza che ebbe nel nord dell'Italia. In Germania e in Francia ci furono delle situazioni analoghe, molto simili, nel senso che i cittadini riuscivano in qualche modo ad avere un po' più di autonomia rispetto magari alle città del centro-sud Italia. Però dovevano dare tanti soldi al signore di turno, al principe di turno, cioè era disposto a concedere delle cose, a concedere un po' di autonomia in cambio di tanti soldi. Situazione analoga sia in Francia e sia in Germania, però non come nel centro, scusate, nel nord Italia, dalla Toscana in su.
se vi ricordate, nelle elezioni. Dimmi, Sofia. Sì, solo nel centro-nord Italia, dalla Toscana in su, il comune riuscì a emanciparsi come istituzione autonoma rispetto al potere signorile. Anzi, se ti ricordi, nella lezione precedente abbiamo visto come il comune era talmente forte che imponeva la sua volontà al signore se non voleva entrare a far parte dell'assemblea cittadina, no? Coattivamente, con la forza, ci prendiamo le tue terre. Ricordate? Allora, nelle lezioni precedenti abbiamo visto l'aumento demografico, no? Il miglioramento delle condizioni di vita, il miglioramento della resa agricola e contestualmente, ragazzi, le città cominciavano a diventare grosse, grandi. Erano il centro nevralgico degli scambi commerciali. Quindi tanta merce che entra, tanta merce che esce, tante persone che entrano, tante persone che escono. Affinché questa cosa sia fattibile, ci deve essere una valida rete di strade. Se non ci sono le strade, come le facciamo arrivare queste merci? Come le facciamo arrivare queste persone? Bisogna fare manutenzione ai ponti, alle strade, ai sentieri. E laddove era possibile, le merci viaggiavano, oltre che su terra, anche via acqua. Pensate al Po, al Danubio, al Tamigi, alla Senna. Si creava quindi il trasporto delle persone via acqua, ma anche una fitta rete di canali per raggiungere, no, la parte più interna, laddove possibile, per portare a destinazione le merci e le persone. Chiaro? E le città, ragazzi, aveva bisogno di, oltre un approvvigionamento di cibo, anche di legna da ardere, da carbone da ardere, no? Per cucinare, per riscaldarsi, per produrre metalli. Quindi era un centro nevralgico di merci in entrata e merci in uscita. Quindi laddove era possibile, anche le vie d'acqua, in prossimità dei fiumi sostanzialmente. Un ruolo trainante per l'economia in Europa se lo aggiudicarono le quattro repubbliche marinare: Venezia, Genova, Pisa e Amalfi. Bravissimo, Lorenzo. Queste, ragazzi, avevano un rapporto privilegiato di scambi commerciali sia con il mondo arabo e sia con il mondo bizantino. Importavano in Europa metalli preziosi, animali rari, spezie che qui non esistevano. Quindi erano il cuore pulsante del commercio all'interno del bacino del Mediterraneo. E fino al XVI secolo, per il diritto marittimo, furono in vigore le tavole amalfitane. Raccoglievano delle leggi, delle consuetudini marittime da rispettare. Quindi questo per la parte del sud Europa, no? La parte del Mediterraneo. Le repubbliche marinare ebbero un ruolo decisivo. Nel nord Europa, invece, c'era lo stesso rigoglio commerciale, la stessa spinta, solo che tutto viaggiava su terra. E ci furono i commercianti, i mercanti di stoffe, che diedero origine a un sistema di commercializzazione delle stoffe, ovviamente, chiamato Hansa. Nel nord Europa, nel Mar del Baltico, Bruges, Amburgo, Brema, eccetera, eccetera, tutti i mercanti di stoffe si organizzarono e crearono questa fitta rete di scambio commerciale basato sulle stoffe che si chiama Hansa, con l'H davanti. Hansa, se vogliamo dirlo con l'H aspirata, Hansa. Cioè, nel nord Europa crearono questa fitta rete di scambi commerciali, questo sistema, no, economico, chiamato Hansa. Sostanzialmente, ragazzi, così come nel bacino del Mediterraneo le repubbliche marinare furono il traino, no, degli scambi,
Nel nord Europa i mercanti di stoffa ebbero lo stesso ruolo. Altro elemento importante per l'economia furono le istituzioni delle fiere. Le fiere, la fiera è l'evoluzione in termini di grandezza del mercato, no? Quali erano le caratteristiche della fiera? Durava per tanto tempo, anche mesi, 1 o 2 mesi. Poi ce n'era un'altra. E le fiere generalmente coprivano tutto l'anno. Solo che mettere in moto la macchina organizzativa, no? Di una fiera era alquanto complesso. Perché? Bisognava garantire un livello di sicurezza, sia per il trasporto, sia stando lì. E spesso e volentieri i signori locali giocavano un ruolo primario. Se non c'erano loro a garantire la sicurezza, i mercanti non venivano, no? La fiera più importante fu quella di Champagne, una città della Francia che, grazie alla sua posizione strategica, no? Nel cuore dell'Europa, era in grado di attirare mercanti da tutti i punti. Quindi abbiamo visto, no, come la città era diventato un centro nevralgico per il commercio e in questa fase diventa anche la speranza di una fetta di popolazione. Vediamo Cosa diventa? come. La speranza per il cambiamento di una fetta di popolazione. Vediamo come. La città comincia a essere, ragazzi, invasa, non con un'accezione negativa, da tutti i contadini che non volevano più sottostare al signore, tutti gli artigiani che cercano fortuna in città. Qual era la speranza? Quella di migliorare le proprie condizioni di vita, no? Di aumentare il proprio tenore di vita. Ad artigiani e contadini si aggiungono medici, professionisti del diritto, farmacisti, insegnanti, artisti, mercanti, che erano attratti dalla vivacità culturale, commerciale, economica della città. Sostanzialmente si va in città per cercare fortuna. Quindi al di sotto, ragazzi, della crema della società dell'epoca, no, che era composta dai ricchi, dai milites, c'erano tutti gli altri che rappresentavano il popolo. Il popolo, no, come contenitore di tanti elementi eterogenei. C'era quello poverissimo, quello che aveva magari una piccola bottega, quello che campava a giornata, ok? Quindi tutti gli elementi del popolo sono tra di loro molto eterogenei. Questo confluire in città di persone in cerca di fortuna fa sì che lo spazio cittadino non è più sufficiente. Cosa bisogna fare? Dove andiamo a vivere? È a questo punto che nascono degli agglomerati di vita al di fuori delle mura cittadine e nascono i sobborghi cittadini. Cos'è il sobborgo? Degli agglomerati dove le persone vivono al di fuori delle mura cittadine. Il sobborgo, ragazzi, diventerà un quartiere che sarà il cuore pulsante delle attività artigianali, cioè tutti gli artigiani avranno la loro bottega lì, nel sobborgo cittadino. Il sobborgo diventa quindi il cuore della produzione, tessile, dei metalli, del vetro, delle pellicce. Ok? Tutto si produceva lì. E spesso e volentieri c'era tutta la filiera, no? Di produzione che era tutta legata, interconnessa, interdipendente. Pensate, non so, a chi produceva metalli preziosi, aveva bisogno di colui che gli forniva il carbone, la legna per la fonderia.
Altrimenti come li facciamo i metalli, come li fondiamo? Chiaro, quindi si creava anche una interdipendenza tra le varie attività. Cosa ne supporti? I sobborghi sono degli agglomerati fuori le mura della città in cui c'erano le botteghe artigianali, che nascono inizialmente perché in città sostanzialmente non c'era più posto. Quindi abbiamo visto la bottega come cuore della produzione. Che cos'era la bottega? La bottega era un luogo in cui si produceva qualcosa, vetro, maglioni. C'era l'artigiano, il capo, c'era il suo discepolo, il garzone, l'apprendista, poteva essere a conduzione familiare, c'era quello che lavorava a giornata e le varie botteghe si organizzano in corporazioni. Le corporazioni di arti e di mestiere sostanzialmente sono delle, oggi diremmo, associazioni di categoria. Allora, io, Riccardo e Lorenzo produciamo vetro, quindi abbiamo la nostra corporazione del vetro. Francesca, Elisabetta e Sara producono collane, hanno la loro corporazione delle collane. Ok? Quindi le corporazioni erano le associazioni dei singoli artigiani, dei singoli bottegai che producevano lo stesso bene. Qual era l'obiettivo delle corporazioni? Ovviamente tutelare gli interessi dei propri associati, no? Oggi diremmo dei propri iscritti, dei propri soci. Come si faceva questa tutela? Si decideva la materia prima da utilizzare, si decideva ovviamente la lavorazione per avere un prodotto di qualità perfetta, si decideva il prezzo di vendita per evitare la concorrenza sleale. E infine, ragazzi, ogni corporazione creava il suo gonfalone. Il gonfalone è quello stendardo, no? È lo stemma che rappresenta quella corporazione e si portava durante le manifestazioni cittadine, no? L'avete mai visto nei film, anche oggi, no? Il gonfalone. È lo stemma che rappresenta quella corporazione. Siamo in conclusione. Le arti. Dimmi, Sofia. L'artigiano che adesso chiamiamo maestro. Ora vediamo, stiamo per arrivare. Poi c'era il garzone, l'apprendista, chi lavorava a giornata, poteva essere a conduzione familiare. Le arti, ragazzi, dei mestieri erano organizzate in arti maggiori e arti minori. Quali erano le arti maggiori e le arti minori? Le arti maggiori sono quelle più ricche, quelle che rendono di più, sono espressione delle professioni intellettuali più qualificate. Che significa? Sono coloro, ragazzi, che detenevano, no, l'attività finanziaria o il processo di produzione per intero. Ripeto, come sono organizzate le arti dei mestieri? In arti maggiori e arti minori. Le arti maggiori sono quelle espressione delle professioni più intellettualmente elevate, più qualificate, quelle che rendono di più dal punto di vista economico. E se io faccio parte di un'arte maggiore, detengo il commercio e tutta la filiera del processo produttivo. Faccio un esempio. Se io sono maestro tessile, ok?
io faccio parte dell'arte maggiore, io detengo l'intero processo sotto di me. Nel senso, io mi occupo dove reperire la materia prima, io mi occupo come devo lavorarla, io mi occupo dove, come, quanto venderla. Le arti minori, invece, erano quelle realtà più piccole, limitate alla bottega, piccola. Diventare in Italia maestro di un'arte, soprattutto maggiore, significava, oltre ad avere un immenso potere economico, contribuire alle decisioni importanti in seno alla città. Perché io sono una persona influente, perché ho un potere economico influente all'interno dell'economia cittadina. Quindi ascoltano me, non ascoltano te, che non hai nulla. Quindi, sostanzialmente, essere un maestro delle arti era un ruolo di prestigio economico e sociale. Ed era riservato, ragazzi, a pochissime persone. Per ultimo, giusto per non dimenticarlo e per ricordarci poi anche nei mesi futuri, dimmi Leo. Solo per gli arti minori, cosa ti ha detto? Le arti minori erano realtà più piccole, limitate alla bottega. Quindi la bottega è un esempio di arti minori. Sì. Bisogna ricordarci, Essere dimmi Giuseppe, maestro delle arti significava avere un potere economico e sociale decisionale. immenso, perché avevi una voce importante all'interno delle decisioni che si prendevano in città. Chiudiamo per ricordarsi, visto che siamo in un periodo di transizione, che in questo caso chi era mercante, chi era un proto-imprenditore, no? La sua ricchezza proveniva sempre dalla terra. È un momento storico in cui la ricchezza proviene sempre dalla terra. Persone che erano ricche grazie al rendimento della terra, con tutto ciò che ne concerne, investivano parte dei loro guadagni in un'altra attività, ma la fonte principale di ricchezza in questo momento storico è sempre la terra, e dalla terra poi si è sviluppato tutto il resto. Quindi il mercante di adesso era prima un proprietario terriero che ha investito parte del suo denaro in una nuova attività per farci ancora più soldi.